Sanremo e le porte, ma già sono iniziate prime polemiche attorno all'atteso Festival della Canzone. La prossima edizione prenderà il via il 9 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. A creare però curiosità è il ruolo di Gabriel Garco, che non sarà quella di semplice Valletto. Nessuno in Rai ha definito Valletto, e sarò detto da alcuni come provocazione che non raccolgo. Poi se dimostrerò di fare il Valletto avranno ragione, e se dimostrerò altro, risponde piccato Garco. Sanremo è una vetrina, mica ti chiedono di recitare Shakespeare. Ci vogliono larità e goliardia nell'affrontare il ruolo, altrimenti è perso in partenza. Garco sarà sul palco e Carlo gli dirà: «Bene, Gabriel, chi c'è adesso? C'è Risa. Fai quello e torni a casa, giusto che sia così», ha detto Sabrina Ferilli, che sul palco dell'Arison c'è passata. Ho i miei dubbi che Carlo Conti abbia bisogno di un co-conduttore, considerando che Garco non sarebbe in grado. È come se mi mettessi a recitare con Giancarlo Giannini e dicessi: «Non sarò una comprimaria». Il consiglio che do a Garco è quello di parlare il meno possibile, aggiunto Babarietti, che sarà valletta al Festival di Sanremo, quando era ancora una soubrette in rampa di lancio, al fianco di Pippo Baudo nel 1992. A quanto pare, Sabrina Ferilli e Babarietti non hanno molta stima di Gabriel Garco. Toccherà all'attore dimostrare di non essere solo una bella presenza vicino a Conti, ma bensì un importante co-protagonista dell'evento di Rai 1, al fianco del padrone di casa.